terra, acqua, fuoco, aria, gli elementi. Così la natura diventa ceramica italiana. La ceramica viene prodotta in meno di un'ora, ma dura per decenni, per tradursi in eccellenza e bellezza italiana che vive nel presente, per il futuro. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Notte di vandalismi nella centralissima via Matteotti. Tra il civico 118 e il civico 120 ignoti hanno spaccato due vetrine servendosi di un tombino di vetro. I malviventi hanno colpito un centro fitness e la tabaccheria, danneggiando notevolmente le strutture. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si terranno sabato le celebrazioni per omaggiare il generale Ugo Ferrero, a 79 anni dalla battaglia di Palazzo Ducale, dove il generale combatté contro i tedeschi. Nonostante la sconfitta, la deportazione e la malattia, la guerra non piegò mai l'animo del generale, che rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò per tornare in Italia. L'amministrazione sabato alle 10:30 renderà omaggio alla sua figura e a tutti i soldati caduti, deponendo una corona d'alloro sulla sua lapide a Palazzo Ducale. E ora passiamo allo sport. La San Michelese si prepara al ritorno in campo per l'inizio del campionato. Il servizio. Pistoni, si parte con umiltà, ma anche con la determinazione a tornare su. Ah, sicuramente noi partiamo con l'intenzione di fare un ottimo campionato. Pensiamo di aver allestito una buona squadra, abbiamo dei giovani molto molto interessanti, perciò pensiamo di potercelo giocare questo campionato. Il dispiacere di venire giù dopo tanti anni è stato grande. Sì, il dispiacere è stato grande, però partiamo più carichi di prima. Non ci siamo certamente abbattuti e purtroppo è andata male, abbiamo avuto tanti infortuni, alcune situazioni che non ci hanno girato a favore, però siamo già pronti, siamo già in pista per risalire. Avete cambiato la guida tecnica, avete cambiato anche gran parte dei giocatori, mettendo qualcuno che già solo col nome fa specie in questa categoria. Sì, diciamo così che avendo una squadra di giovani interessanti abbiamo cercato di mettere alcuni, chiamiamoli, giocatori vecchi, anziani, per rinforzare l'ossatura di questa squadra, per dare un po' di esperienza. Sicuramente i giocatori che sono arrivati sono giocatori di categoria superiore. E quindi nella categoria superiore si vuole tornare? Ma questo è il nostro obiettivo, poi dopo ce la giochiamo. Mister, si riparte con la determinazione giusta, ma soprattutto per tornare in una categoria che l'anno scorso è sfuggita di mano per episodi. Sì, sicuramente da parte di tutti comunque c'è entusiasmo, c'è voglia comunque di fare un campionato importante. Naturalmente io, da scaramantico quale sono, non vado mai a parlare, insomma, di pronostici, però sicuramente la società ha allestito una buona squadra e credo che si possa comunque fare un campionato di vertice. Si è voltato pagina dopo le vicissitudini anche covidiane, eccetera, eccetera, ma c'è veramente rimasta l'impronta della San Michelese vecchio stampo, cioè giovani e qualcuno di esperienza. Sì, da questo punto di vista noi anche durante il periodo del Covid siamo fortunatamente riusciti a lavorare bene e abbiamo cercato comunque di portare avanti i nostri programmi col settore giovanile, dato che io comunque vengo appunto da lì. Sono stati 4 anni speciali dove comunque siamo riusciti anche a lanciare diversi giocatori in prima squadra ed è quello che continueremo a fare, anche perché siamo convinti di avere dei giovani interessanti. E quindi credo che, di comune accordo con la società, credo che questa sia la strada da intraprendere. Ultima cosa, non potete nascondervi. No, questo ripeto, da scaramantico quale sono, non mi piace parlare di obiettivi. Io credo molto nel lavoro, credo nella programmazione e naturalmente, come le ho detto prima, la società ha allestito una squadra
di buonissimo livello per la categoria e sicuramente lavorando nel modo giusto proveremo appunto a fare un campionato di vertice come appunto le dicevo poco fa. Terzo pareggio per il Sassuolo che a Cremona non supera lo 0-0. La squadra di Mister Dionisi registra così il quarto risultato utile salendo a quota 6 punti in classifica. Prossimo impegno casalingo domenica contro l'Udinese. È campione d'Italia con una giornata di anticipo la scuderia sassolese Piede Pesante. Ieri con il suo Stars and Stripes il team ha vinto la gara a Torino che decreta matematicamente la vittoria del campionato italiano in categoria Pro Stock. La stagione si concluderà con la gara del 24 settembre a Villanova Padovana. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata!